Il compito di esaminare la candidatura della Val Vibrata per quanto riguarda la Comunità Europea dello Sport e dell'ACES Italia, associazione non governativa che ha sede a Bruxelles, ma insomma ACES Italia è rappresentata oggi dal professor Lupatelli, insomma, che ha avuto in questi due giorni la possibilità, insomma, di toccare con mano il territorio. Sì, l'associazione, diciamo, che assegna il titolo per SPC è ACES Europe, noi siamo la delegazione italiana di ACES Europe, per cui in questa veste noi rappresentiamo la mamma. In questo momento ci sono commissioni in tutta Europa, se vogliamo anche in tutto il mondo, che stanno valutando le varie realtà per i vari titoli, i titoli City, Town, Community, Region, perché ci sono a seconda delle realtà amministrative i vari titoli. Per quanto riguarda le community, in Italia finiranno le visite la prima settimana di ottobre e in base alle schede che riceverà ACES Europe invierà entro 15-20 ottobre il responso alla singola amministrazione. La Val Vibrata si presenta con, diciamo, le carte in regola, perché è un territorio che ha saputo far comprendere alla Commissione la grande passione che ha nello sport e i grandi investimenti che ci sono in questo momento, perché lo scopo finale è quello di avere più partecipanti all'attività sportiva. Questo è lo scopo del premio e ci si candida per questo, però quello porta tante altre attività collaterali. Uno fa un'attività sportiva piacevole in un impianto funzionale. Io voglio fare un'attività sportiva all'aperto in un percorso vita piacevole, per cui gli investimenti servono a portare anche più partecipanti amatoriali, non soltanto del singolo attività sportiva, a fare attività motoria per il proprio benessere, la propria salute.